scatto d'ora. Che bello. Questa è la piazza Bra. C'è una foto. Fa la foto e si mette in mezzo. Anche io. Che cavolo ne so io. Lì c'è la Verona. Dobbiamo andare di là però. Aspetta. Qua ci sta una bella foto. Intanto che registro. Noi siamo a Verona. Detto che si trova a Verona, noi siamo in piazza. Oh mamma. Cioè, con tutto lo spazio che c'era, mi voleva investire quello lì con la bici. Scommetto che per entrare costa almeno 200 euro. No, non è vero. Che bello, entriamo dentro. Ci facciamo un culo così. Perché ora che. Che belle ste case tutte attaccate. Non è male. €20 per entrare a vedere questo, cioè €10 a persona. Grande. Ma su dovrebbe esserci, in cima si dovrebbe vedere meglio. Andiamo su in alto, non so come. È grande. Comunque l'entrata costa €10. Non si sa mai dove che eravamo di qua. Mo ci perdiamo. No, devi. Siamo saliti in alto, abbiamo fatto tutte queste scale. Lui non vuole salire, allora salgo io. Che belli scaletti. Ce l'ho fatta, un po' faticoso. Però direi che, mamma mia che fatica, ce ne vuole, quanti, cioè, quante scale, il bello è vedere, a scendermi dopo, ciao, lui più in alto di così non viene. Così mi faccio una foto. Comunque qua è dove si vede da sopra. Che bello. Beh, di sicuro non ne vale la pena spendere €10. Ah, perché in inglese? Ah. Vabbè. Non sapevo che era in inglese. Vabbè, tanto chi lo legge non lo so. Aia, anzi facciamo così, si vede legge meglio. Si vedono le foto.
molto antiche. Che male. Una mummia, per modo di dire. Ma si legge dritti. Anche in teoria c'è, dovrebbe essere esposto questo, c'è scritto in teoria che sono esposto questo. E anche quello. Ma io non l'ho visto. Andiamo di là. Tu lì dobbiamo andare di là. Una stradina di là. Qui c'è la chiesa. Louis Vuitton. Visto che vi è, non l'ho letto, però c'è la macchina. Guarda, c'è la Mac. Signore. Bravo. Tu non sei normale. No. Tutti i negozi, ma non credo che faremo shopping. Credo. Si vedrà. Ci sono gli sconti. C'è, sai chi c'è vero? Sto cazzo. Troppo fa. Però questo è più grande, secondo me. Fa un po' freddino, però se cammini si sta bene. Sì, certo. Vabbè, io direi di entrare. Solo per vedere la tomba.
Ma che bello. Beh, potresti sposarmi a Verona. Ma che carino. Che bello! Oh. Sapevo che c'era scritto non fare il selfie. C'è anche il camino. Aspetta che voglio fare la foto dove ci sei tu. Perché sennò ti sali sul letto. Magari. Capito, scatto un selfie. No, che brutto. Thank you.
Pensavo meglio però sulla casa di Romeo. C'è praticamente questa qua. Com'è lunga. In una bietta. Cos'è un bigoli? Dopo te li faccio assaggiare. Tu sei un bigoli. Cristoletta. Che cazzo sta succedendo alla telecamera? E poi qua... Cos'è che ha preso? Tartare di cavallo. Ma hai visto cosa sta succedendo? Non ne so. Il quarto? Hai visto che bello? Altro giretto. Questa palazzita. Sembra ubriaca. Comunque... Ho preso qualcosina, ve lo farò vedere dopo. Questo è il Palazzo delle Regioni. Capirà. Se capi. La ferma.
qui da noi. Fragole e banana. Stiamo tornando a Como. Abbiamo preso un po' di cugine, poche però. Che sono i cioccolatini e qualche pensierino per noi, più il tè alla pesca. Abbiamo il treno alle 4:16 e 12. Arriveremo a Milano verso che ore non me lo ricordo più, 5 qualcosa, 5:15, e poi abbiamo quell'altro che è quello che va per Como. E arriveremo a casa alle 7 di sera. Ovviamente. Che bello questo treno. Mi piace. Ma vedi che hanno cambiato. Che non è il 6 il binario. E niente, e adesso aspettiamo il treno, così e poi andiamo a Como e vi faccio vedere poi che cosa ho comprato qua. Giustamente. Not permitted. The smoking ban applies also to electronic cigarettes. Their vapors, just like tobacco cigarettes, may activate the smoking alarm and sprinkler system in all ambiances, including toilets. Thank you for your cooperation and enjoy your journey. Comunque siamo tornati 7:30 perché giustamente è arrivato in ritardo 5 minuti, ma vabbè. Faccio vedere veloce cosa ho comprato perché sono le 9:30 e io devo anche montare il video e domani non ce la faccio perché domani mattina lavoro e giustamente non so se riuscirei a montarlo. No, probabilmente riuscirei a montarlo stasera e voi lo dovete vedere o alle 5, non so se alle 2 riesco a metterlo, ma credo che alle 5 andrà su domani. Siamo andate alla Lind, come avete visto nel video ho ripreso di nascosto per farvi capire, perché lei era alla cassa, c'era solo una ragazza, era alla cassa, intanto che lei faceva la cassa io riprendevo di nascosto, per cui ho fatto un video velocemente. Abbiamo preso i cioccolatini che abbiamo speso l'ira di Dio, io in teoria non è che sono pazza. Lui sì, l'ha voluto prendere, allora alla fine abbiamo speso 20 euro con meno 10% di sconto, 500 grammi sono, tutti cioccolatini di tutti i gusti, però uno l'assaggio così faccio sapere che cosa, cioè se sa veramente così. Cosa vuoi? C'è il cocco, latte menta, pistacchio, noce, non so se si sente perché giù sta vedendo la partita mio fratello, allora di sicuro c'è casino, non si sente. Poi cos'è che hai preso? Cappuccino, mango,
Io vorrei provare il cocco, che non lo so se è questo. Attenti intanto. Sì, l'ho detto. E questo è il cocco. Non so. Lo assaggio, mi dice se è questo. Dovrebbe essere quello perché era azzurro. Però qua non c'è scritto. In certi non c'è scritto che cos'è. Ah, non c'è scritto. No, sì, in questi sì. Vedi, latte menta. A meno che è dietro. Comunque. Comunque abbiamo preso di tutto e di più. Sono strani, gusti strani. Infatti, questo dovrebbe essere il cocco perché è bianco. Però ho svuotato tutto. Vabbè. È il cocco. No. Sembra cioccolato bianco. Cioccolato bianco e cioccolato. Però. Ecco. No, io volevo prendere la cocco, invece mi sono pigliato il cioccolato bianco. Boh. Mangiate tutti. Perché io non è che sono una di cioccolato. Però poi siamo andati a vedere Romeo e Giulietta. Volevo andare a vedere la tomba, però mi ha detto che ci vuole. Cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa in testa. Leggi. No, perché ce ne sono due simili. Volevamo andare a vedere la tomba di Giulietta. Ah, tu hai preso questo. Questo è quello di Solo che... Vediamo se posso parlare senza che mi interrompa. Solo che... ma hanno detto che ci vogliono 20 minuti a piedi. Da dove eravamo? E io ho detto, sì. Cioè... Prima abbiamo fatto 26 minuti a piedi, andata e ritorno, sono un'ora di camminata, per non usare il bus e altri mezzi. Vediamo se questo è cocco. Comunque, alla fine non siamo andati. Questo però è un altro. Vabbè. Cioè, mi sta facendo assaggiare tutte le cose che non voglio assaggiare. E, comunque c'erano due negozi. Romeo e Giulietta. Io sono pazza tra calamite, oggetti, robe varie. Alla fine questo vi faccio vedere cosa c'è. Sono un po' di cose. Allora, in un negozio ho speso 15 euro. Invece in una calamita a parte nell'altro o 3 o 4 euro, che non c'è troppo. Comunque il mio Giulietta, la calamita fatta così per una persona che conosco, adesso non so se si vede. Poi per me, in senso, per me e per mia mamma, per tutti e due, perché tanto qua dividiamo sempre tutto. Qui c'è una cosa, vediamo se riesco a aprirla. Allora, ho preso un'altra calamita per me, questa qua era carina, che non ce l'avevo, con la moto, con scritto Verona e tutti i cartelli dove praticamente siamo andati a vedere Ponte Pietra, Casa di Giulietta, Teatro Romano, no, quello no, Arena, Piazza delle Erbe. Era carina, volevo prenderla. Poi ho preso questa qua che è tipo puzzle, con scritto Verona, che è molto carina. La luce è pessima, scusate, ma non posso farci niente. Poi, mi ha anche impacchettato bene. Io non so cosa sta combinando quello là, mamma mia. Tu. Ma, vabbè. E questo gufetto con scritto Verona. Era troppo bello, ho voluto prenderlo tipo sul nero come... Fatto così, si vede, sì. Poi, altra calamita, questo non era insieme a... Cioè, solo per queste cose 15 euro. Invece questo, quanto l'ho pagato? 3 euro. 3 euro? 3 euro solo per questa calamita. Non so se riuscite a vedere. Praticamente c'è, non so se si vede, il balcone di Giulietta e poi le altre cose che abbiamo visto, l'arena eccetera. Ovviamente non si vede perché forse c'è la pellicola, adesso forse sì, si vede meglio. E così
Vediamo. Si vede? Sì. Così praticamente. Ok. E queste sono state le cose che abbiamo preso. Ovviamente, allora questo glielo do. Allora lo metto nel sacchettino così almeno. Le gliela do domani. Ricordamelo e la lascio qui. E poi queste che li lascio qui e poi li porterò giù e li metterò come sempre. Niente, queste sono state le cose che abbiamo, sì, che abbiamo comprato, perché poi non c'avevo voglia di fare shopping, anche perché l'altra volta l'ho fatto anche un bel po'. Voi ancora non l'avete visto perché lo vedete a febbraio, andrà praticamente in ritardo quel video lì dello shopping dei saldi. L'ho fatto a gennaio, ma lo vedete in ritardo. In questi tre giorni, cioè oggi, che è giovedì, vabbè, voi lo vedete giovedì questo video, sabato e martedì, perché i video io li metto in questi giorni qui, non andranno sui vlog della Thailandia. Voglio precisare questa cosa qui, perché in questa settimana faccio tante cose. Venerdì poi è il mio compleanno e giustamente volevo registrare un vlog per il mio compleanno e in più i regali del compleanno, se li ricevo, i regali di Natale, di compleanno. Sto andando in confusione, non ci capisco niente. Per cui per questi tre giorni vedete queste cose qua che faccio adesso. Perché sennò dopo vanno in ritardo, non so quando metterli, se ne parlerà poi a marzo, per cui meglio di no. Mi metterò solo questi giorni qua che faccio queste cose qua. E dal 16 febbraio, credo di sì, io dico 16 febbraio, non sono sicura. Comunque da febbraio ricominceranno i vlog. Calcolate che ci saranno altri forse 5-6 vlog ancora della Thailandia, perché ce ne sono tanti. Siccome siamo stati 2 settimane lì, diciamo che abbiamo fatto un bel po' di cose, iniziando da quei vlog che sono molto belli. E per cui fino a febbraio, anche marzo, vedete questi vlog qua della Thailandia. Voi siete arrivati dal 7 all'8 gennaio, da febbraio inizierà il vlog dal 9 al 10, che anche quello lì non è male. E poi inizieranno gli altri vlog fino al 15 di gennaio. Cioè gennaio, perché ovviamente ho registrato fino al 15 di gennaio, voi lo vedete fino alla fine di febbraio. Credo che sono stata chiara, perché non si sa mai se poi qualcuno mi chiede sotto come mai finisce qua i vlog della Thailandia, invece no, non finiscono qua ma continuano. Volevo solo cambiare questi tre giorni, fare una pausa e poi ricominciare gli altri vlog della Thailandia. Solo questo volevo dire, volevo già anticipare questo prima che poi non so. E niente, vi ricordo di seguirmi su Instagram, se non mi seguite seguitemi, perché lì vedete molto prima quello che faccio su YouTube. Come ad esempio queste cose qua le vedete prima di quello che ho fatto, quello che ho visto. In teoria. Comunque niente. Smetto di parlare perché sennò dopo questo vlog non riesco più a montarlo e poi non andrà su nell'ora in cui voglio. Comunque niente, non so quando lo vedete, ma voi lo vedete giovedì, che è domani. Per me è domani, ma per voi è giovedì. E vediamo se riuscirò a metterlo alle 5. O alle 2 ancora meglio. Per cui vado a montarlo subito, che tanto spero di riuscire, perché poi domani mattina non riesco, devo andare a lavorare. Un casino dopo l'altro. Vabbè. Niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero che questa città, questa che non l'ho mai vista, vi sia piaciuta. Non so cosa dirvi perché non mi ricordo più. Vi lasciamo perdere. E niente, concludo qua il vlog. Fatemi sapere se anche voi siete andati a Verona e non so, qualcosa di cosa vi è piaciuto in questo vlog. Noi ci vediamo al prossimo vlog, che voi vedete il prossimo vlog sabato, ma io registrerò venerdì, per cui ci vediamo sabato col prossimo vlog nuovo del 31 gennaio. Per cui ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Regalino. Gli
anni passano, ma il mio cuore batte con la stessa intensità quando siamo insieme. Buon anniversario del tuo amore. Secondo me l'ha copiato. Comunque, questo è il messaggino. Però io volevo farvelo vedere al mio compleanno. O lo faccio vedere adesso. A parte che non c'entra niente al mio compleanno con l'anniversario. Comunque, ve lo faccio vedere lo stesso. Lo so già che cos'è perché l'ho aperto. Ma se riesco ad aprirlo. Perché mi ero dimenticata di farvi vedere questo, siccome è già tardi. Comunque, questa è la scatoletta e dentro c'è la rosa vera, almeno in teoria dovrebbe essere vera. Lui pensava che era grande, ma invece poi alla fine si è trovato... Cos'è, facciamo pubblicità? Non c'è scritto niente. Sì, Luxuris Rose. Questo è il sito, per cui no, non andate, no, perché... Non so, no, l'hai preso su quello. Boh, vabbè. Comunque si apre. In teoria, allora, ha un profumino abbastanza buono, però dovrebbe essere vera. Questo qua è il pensierino che mi ha fatto lui. Vera, certificato di... Ah, allora non lo so. Comunque questo è il pensierino che mi ha fatto lui. Pensierino, costa questa cosa, anche se è piccola. Sono andata a sbirciare. No, però non so se l'ha presa lì o da un'altra parte, comunque so che costano. E comunque niente, mi ha preso questa rosa qua, che non c'è bisogno di mettere l'acqua, siccome adoro i fiori, e mi ha preso questa. E poi ovviamente mi ha portato a Verona, mi ha pagato tutto lui. Per cui questo è stato quello dell'anniversario. Prendi... Te l'avevo fatto io. Che non deve stare qua 3 ore per guardare, per vedere il video. Come il sole scalda la terra, tu scaldi il mio cuore, come la musica risuona nell'aria, tu sei musica. Pizza like. È un cuscino, mi è piaciuta la scritta di quello che c'era scritto e l'ho voluto prenderlo. L'ho preso per lui, questo è il mio regalo. Non dico niente. Quello è il mio regalo, che io non gliel'ho fatte due. Comunque è carino. Quello è il mio regalo per lui. Tanti auguri. Bene, se potevi anche tu. Quello di 9 mesi. Non c'ho voglia di fare il biglietto. Quello è sempre riciclato, perché devo riciclare le cose. Cosa hai riciclato? Il sacchettino. E da dove cazzo l'hai tirato fuori? Da qualche parte. Non so. L'ho trovato da qualche parte. Rompilo, eh? Cosa c'è scritto? Come cosa c'è scritto? Non si legge. Altro regalino. Come non si legge? Si legge. E no, se lo tieni in mano così no. Così sì. È un cuore, praticamente, che in teoria non puoi metterlo per così. Ma lo devi mettere... No, beh, forse così ci sta. È un cuore un po' pesante, dove c'è scritto i nostri nomi, poi la data dell'anniversario e ovviamente poi sottoscritto 10 anni insieme. E dove... Non te lo dico dove l'ho preso. Però ci sono tante belle cose dove l'ho comprato che vorrei... E dove lo metto? Culo. Lo metto lì sul tuo tavolino. No, quello è tuo. Non ho capito io. Perché qua io ho paura di cercare. Si rompe, perché è vero. E dove lo metto? Non lo so. Comunque questi qua sono stati
i regalini che gli ho fatto a lui. Detto questo, chiudo questo vlog che è meglio. E poi era bello che non è scatolina, eh. Non male. Pensavo c'è scritto qualcosa. Comunque carino. Appena l'ho visto ho detto no, lo voglio subito. Ma un cazzo c'è scritto dentro. Almeno quello si è fatto pubblicità. Cosa vuol dire? Ma non è... Vabbè, non capisci. Lui dice per il nome del sito. Ma il nome del sito non c'è perché l'ho preso da un'altra parte. Per quello che lui dice. Vabbè. Ci vediamo al prossimo vlog che è meglio, va. Concludo qua. Però non riesco.